ragazzi, siamo qui in macchina e stiamo per andare a casa. Chi ha visto il video di ieri sa benissimo perché siamo qui e che cosa stiamo andando a fare. E anzi, aspetta con ansia di vedere che cosa succederà. Ma se per caso vi siete persi quel video, innanzitutto andatelo subito a vedere perché è bellissimo. Ma vi faccio un piccolo resoconto di quello che è successo, guardate un po'. Sarete voi a decidere tutto il mio appuntamento con Dominique questa sera. Voi mi aiuterete tramite sondaggi di Instagram. Prestissimo abbiamo bisogno del vostro aiuto, ci trovate come d'insieme.official. I piatti servono assolutamente. Se la vostra scelta. Stava andando tutto a fuoco. Ragazzi, ecco qui, è tutto pronto. Eccola, è bellissima come sempre. Prego. Abbiamo chiuso il video di ieri che appunto eravamo in macchina. E adesso finalmente stiamo per cominciare il nostro appuntamento romantico. L'appuntamento che ha organizzato lui insieme a voi. Di cui io non so bene che cosa sia successo. Tranne aver visto i sondaggi su Instagram. Sono davvero molto curiosa. Quindi sbrighiamoci. Sbrighiamoci perché fra poco consegnano la nostra cena. Consegnano la nostra cena. Oh, questo non lo dovevo dire. Chi consegna la nostra cena? Fai fare a me, andiamo. Sì, ma aspetta un attimo, aspetta. Per chi non ha visto il video di ieri e magari nemmeno ci conosce... Io sono Eri! E io sono Dominique! E chi siamo? Noi dillo, chi siamo, devi dirlo! Noi insieme! Insieme! L'appuntamento! Sì, l'appuntamento. Andiamo. Corriamo a casa, sono super. La cintura, scusami, sono di fretta. Dominique, sei pronta? Sì. Eccoci qua, finalmente! Wow, hai già apparecchiato la tavola! E l'hai anche apparecchiata bene! La candela, e questo? Che cosa festeggiamo oggi, Eric? Ogni giorno sarebbe da festeggiare, e noi oggi festeggiamo! Fantastico! Bravo, complimenti! Già questo mi ha sorpreso, mi piace! Ma cosa mangiamo quindi oggi, Eric? Ecco, per la cena c'è stato qualche problema. Ma tutto risolto alla grande, non ti preoccupare. Tutto sembrava perduto in un momento, ma poi ho avuto un colpo di genio e ho sistemato tutto in men che non si dica. E quindi che cosa mangiamo? Dominico, ho ordinato il kebab, ce lo stanno portando. Perché ridi? Hai ordinato il kebab e ce lo stanno portando? Cosa c'è che non va? Dominico, cosa c'è che non va? Perché ridi? Perché? Perché avevo pensato la cena romantica. Pensavo che avresti cucinato chissà quale prelibatezza, pesce, carne. E invece hai ordinato kebab. Dominique, io ci ho provato. No, ma non mi fraintendere. Sono super felice, anzi non puoi capire la mia contentezza. Io ero super preoccupata, devo dirtelo. Già pensavo, oddio, chissà cosa mangeremo stasera. Oddio, chissà che cosa avrà combinato. Oddio, magari ha incendiato la casa. Ero super preoccupata. Per fortuna che hai lasciato perdere. Sono super felice che ho ordinato kebab. Anzi, avevo voglia di kebab. Perfetto, andrà benissimo come cena romantica, non ti preoccupare. Lo sapevo io. Era tutto nei miei piani. Lo sapevo che avevi voglia di kebab. Bravo, Eric. Già mi piace. No. Ci penso io. Addirittura? Sì. Prego. Grazie. Ma aspetta un attimo, manca ancora una cosa. Cosa? Ok, perfetto. Eric, a te, a posto? Eric! No. A posto. Spento. Oddio. A few moments later. È arrivato finalmente. Oh, finalmente il nostro kebab per la nostra cena romantica. Sì. Perfetto, ci siamo. Questa sì che è la cena che desideravo. Sei contenta, Dominique? Tantissimo, mangiamo. Ok, allora buon appetito. Buon appetito. Che c'è? Brucia? Salto piccante? Dicevo, penso che avrete capito quanto ci piace il kebab. Ormai l'avete capito. Eric, tutto a posto? Acqua? Acqua? No, peggio con l'acqua. Vabbè, io mando.
Ok ragazzi, noi abbiamo finito di mangiare, siamo abbastanza sazi. Sì Dominique, tu ti sei presa la Coca-Cola, però ancora non mi hai fatto aprire lo spumante. Ci penso io. Ce la farà senza fare danno? Oppure no? Certo che ce la faccio. One eternity later. Sicuro, eh? Se ne sta andando. Come se ne sta andando? No, piano. No, non voglio che scoppia. No, come? Si sta aprendo da solo. No. Lo sapevo io che succedeva questo. Eric, ma che schifo. Ma no, era tutto perfetto e sistemato. Hai sporcato ovunque. Vabbè, dai, fammelo provare almeno. Non mi sporcare, ti prego. Ma aspetta, Eric. Salvo per un pelo. È spumante rosso. Guardate che bel colore. Ma sta andando ovunque, Eric. Ora ci pensiamo. Prima dobbiamo fare un brindisi. Ok, a cosa brindiamo? Brindiamo a noi e a tutti gli insiemini. Ok. Sta arrivando ovunque lo spumante. Oh mio Dio, dobbiamo pulire. No, non dobbiamo, devo pulire. Ci devo pensare io. Mi piace questa serata. Però tra un po'. Prima che arriva il mio maglione. Eric! Va bene, vado. Ok ragazzi, noi abbiamo finito la nostra cena. Stiamo sistemando. Nel frattempo vi abbiamo chiesto su Instagram che cosa fare adesso. Anche se è un po' tardino, potremmo comunque uscire e andarci a fare un giretto. Vediamo. Ragazzi, finora sembra essere andato tutto a posto. Ok, avete risposto. Guardate un po'. Usciamo. Perfetto. Intanto scendiamo e vediamo dove andare. Forza Eric, prendi i giubbotti. Vado. Ok ragazzi, siamo scesi per fare un giro. Ma stavo pensando, quando voi vedrete questo video sarà il 31 dicembre e quindi l'ultimo giorno dell'anno. Quindi questo video, Dominique, è l'ultimo video dell'anno. È vero, non ci avevo pensato. Questo significa che qualsiasi cosa faremo oggi sarà l'ultima dell'anno. Oddio, sì, è vero. Questo è l'ultimo nostro appuntamento dell'anno. Questa è l'ultima volta che guido quest'anno in un video. Sì, ok, Eric, sì, abbiamo capito. Ragazzi, sta piovendo, guardate, avevamo appena posteggiato. No, ragazzi, questo è un problema. Sta piovendo da una ventina di minuti e noi siamo in macchina che aspettiamo che finisca. Ma non ha nessuna intenzione, piove sempre di più, ci sono lampi, ci sono tuoni. Questo è un problema enorme e questo rovinerà il mio appuntamento romantico. Dove ti porto, Dominico, dove ti porto così? Eric, dai, non fa niente. Io volevo portarti in giro. In città, a vedere il mare. Questo significa che non possiamo fare più niente stasera. Che il nostro appuntamento è finito qui. Dai Eric, non fare così. Che vuoi farci se piove? È anche normale, siamo a dicembre. Capita che piove, dai, non fa niente. Poi, questo è l'ultimo video dell'anno con la pioggia. Dai Eric, smettila di lamentarti. Basta. Questa è l'ultima volta che mi lamento in un video quest'anno. Ok, abbiamo capito. Basta adesso. Forse ha smesso di piovere. Questa è l'ultima volta che smette di piovere in un video quest'anno. Ok Eric, basta. Dobbiamo andare, dai. Ok, siamo scesi, ma c'è freddissimo però. Già, questa è l'ultima volta che sentiamo freddo in un video quest'anno. Va bene Eric, basta, abbiamo capito. Ma sei contenta almeno per l'appuntamento che ho fatto? Sì Eric, sì certo. Questa è l'ultima volta che puoi essere contenta in un video. Ok Eric, basta, abbiamo capito che oggi è l'ultimo video, basta. Questa è l'ultima passeggiata che facciamo in un video quest'anno. Questa è l'ultima panchina che inquadro in un video quest'anno. E questo è l'ultimo cestino. Ok Eric, ma quando mai hai inquadrato cestini? Dove dici che trovo la telecamera perché ho freddo. Se è freddissimo, che dici, torniamo. Ragazzi, scusate per l'inquadratura un po' mossa, non è colpa mia. Eric, dalla a me. Forse è meglio che ci incamminiamo di nuovo verso la macchina. C'è freddissimo e sicuro. Eric! Ma che era accanto a me che non c'era più? Ai, la caviglia, Dominica. Eric, tutto a posto, ma come hai fatto a cadere? Non c'è nulla! Tanto questa è l'ultima volta che cado in un video quest'anno. L'ultima volta? Beh, io non ne sarei così sicura, non ci giurerei. Ancora non abbiamo finito il video. Questa è l'ultima volta che inquadriamo un albero di Natale in un video quest'anno. Ok, Eric. L'ultima volta che inquadro una foglia in un video. Alla fine,
Non si sta così male. Stiamo facendo una passeggiata. Contento ora? Sì. One hour later. Ok ragazzi, siamo in macchina e adesso dobbiamo tornare a casa. E questa è l'ultima volta che torniamo a casa in un video quest'anno. Anche perché si è fatto veramente tardi. E questa è l'ultima volta che si fa veramente tardi in un video. E quindi adesso guido. Questa è l'ultima volta che guido in un video quest'anno. Vero Dominique? Ehi, Dominique? E questa è l'ultima volta che Dominique mi ignora quest'anno. Che c'è? Niente. Ah, lo sapevo, io lo sapevo, è per l'appuntamento. Questo non è l'appuntamento perfetto, lo so, ho sbagliato tutto. È per il kebab, per la pioggia, per tutte queste cose così. Eric, ma che stai dicendo? Smettila. Dominique, stai piangendo? No, non c'entra niente, l'appuntamento è stato perfetto, finiscila. Perché piangi? E allora che c'è? Che hai? Sei pazza? Perché piangi? Eric, tranquillo, tranquillo. L'appuntamento è stato perfetto, non preoccuparti, non è questo. Dominique, puoi dirmi che cosa c'è? È che tu, da quando siamo scesi da casa, hai detto tantissime volte che oggi è l'ultimo giorno dell'anno, l'ultimo video dell'anno, tutte cose sono le ultime dell'anno. Ma lo sono, Dominique. Niente, io pensavo che quest'anno che è passato è stato davvero fantastico. Abbiamo fatto tantissime, tantissime cose. È stato bellissimo. E quindi, Dominique, perché piangi? No, no, non piango, non sono triste, è che... Dominique, stai piangendo e sei triste? No, non sono triste, è che quest'anno è stato fantastico e adesso è finito. E dove sta il problema, scusa? Adesso ne sta per cominciare uno nuovo, dove faremo miliardi di cose fantastiche. Sì, hai ragione, Eric. Hai ragione, era all'inizio un altro fantastico. Ah, Dominique, vieni qua, dai, non fare l'esagerata. Però è stato bello l'appuntamento, è stato bello, tranquillo. Ti è piaciuto? Sì. Però non fare così, non essere triste. Non sono triste, è a posto. Il prossimo anno che verrà sarà super super pieno di tantissime cose. Dominique, basta. Non avrai il privilegio di essere tu l'ultima che piange in un video quest'anno. Ci sono io! Perché? Perché anche quest'anno finisce l'anno? Perché? Non sarà più 2018, sarà 2019. Il 9 è brutto, l'8 è bello. È il pianto più brutto che abbia mai visto. Che smettila! Perché? 2018 basta! Torna! Basta! Torna! È impazzito. E comunque sì ragazzi, quest'anno che sta finendo è stato davvero davvero fantastico. Sono successe tantissime cose, abbiamo vissuto tantissime cose ed è inutile dirvi che voi ne avete fatto parte appieno e ci avete fatto vivere tante cose fantastiche. E quindi grazie, grazie davvero per quest'anno. E siamo super super sicuri che l'anno che verrà sarà ancora più bello, più ricco di avventure, di emozioni, di tutto. Già, ne siamo convinti. Ovviamente è sempre insieme a voi. E quindi auguriamo anche un buonissimo nuovo anno a tutti quanti voi ragazzi. Auguri belli. Comunque Dominique, alla fine questa è stata la serata più bella della tua vita. Eh? No. Come no? Dominique, questa cosa mi fa male, mi fa soffrire. Sto male, sto male. No, no, no. Eric, dai, dai, Eric, Eric. No, ascoltami, non è stata la serata più bella della mia vita. No, no, ma non perché è sbagliato tu, perché è stato brutto l'appuntamento. No, no, smettila. Non lo è stata, semplicemente perché ogni giorno è bello. Ecco, l'ho detto. Ogni giorno con me? Sì, Eric. E comunque è stato carinissimo da parte tua preparare tutte queste cose per me. Dici sul serio? Sì, Eric, grazie. E comunque sia, mi lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci anche su Instagram, ci trovate come d'insieme.official. E oggi salutiamo... gli ultimi saluti di quest'anno. Chiara. Alessia. Giulia Cairone. Marianna Adriana. E Samantha. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, siete troppo belli, belli, bellissimi. Vi vogliamo troppo bene e noi ci vediamo l'anno prossimo. All'anno prossimo. Con un prossimo video, ciao. Ciao.